Quella di oggi è una giornata decisamente importante per la Croce Bianca, si dimostra ancora una volta la generosità dei cittadini e l'importanza centrale del volontariato. Sì, è una giornata molto importante per la Croce Bianca di Arezzo perché con la presentazione e la messa su strada di queste due nuove ambulanze vuole manifestare la volontà di essere sempre presenti su questo territorio a servizio della cittadinanza con un servizio appunto di grandissima importanza quale quello di emergenza-urgenza, che vede coinvolto non soltanto l'acquisto di due ambulanze perfettamente attrezzate, ma soprattutto i volontari dell'associazione che garantiscono il loro intervento, il loro impegno e la loro azione a tutela dei cittadini. Ecco, nelle ultime ore noi abbiamo parlato con il dottor Mandò, che è appunto il cuore dell'emergenza urgenza, ha detto che il volontariato è essenziale, senza di loro saremmo persi. Beh, sì, assolutamente sì, ne abbiamo avuto prova anche durante questo anno e mezzo di pandemia, dove abbiamo comunque garantito la copertura di tutti i turni, siamo sempre stati presenti e abbiamo anche supportato l'ASL per altre attività, non solo di emergenza-urgenza, legate appunto alla pandemia da Covid. Quindi l'azione dei volontari è fondamentale, così come è fondamentale la loro preparazione, perché quando partono devono essere in grado di affrontare ogni caso che gli si presenta, quindi formazione, strumenti e mezzi, e la Croce Bianca vuole esserci. Ecco, formazione, preparazione e anche una grande rete di sostegno legata alla generosità della gente, dei cittadini. Sì, quando ci rivolgiamo al territorio noi abbiamo sempre una grande risposta, sia dagli imprenditori sia dai cittadini. Anche in questo caso c'è stato un grandissimo contributo da parte della cittadinanza per l'acquisto di questi due mezzi e a dimostrazione del fatto che i cittadini hanno ben compreso quanto sia importante il nostro lavoro.